Partenza facile, facile, arrivo attraverso, puntina, duro, attraverso, fessurina, svasa, piccolo puntina, mano, piede, traverso, incrocio verticale, fessurina, piede lungo, lancio verticale ancora, rovescio, compressione, banca, banchetta, piedi duro, lancio, conchetta. Questo groviglio di sassi, di pietre, raggiunge una perfezione straordinaria che noi uomini invidiamo questo caos, perché non riusciremo mai ad arrivare a questa perfezione assoluta che è l'ambiente, la natura. Voi vedete una magnifica montagna che cambia colori magari ogni 2-3 ore, può essere rossa, gialla, bianca, grigia, può diventare color metallo, può far nascere magari il terrore, perché queste montagne possono sparire da un momento all'altro come sono arrivate, quindi possono franare, crollare, quindi molto ci può passare per la testa, ma difficilmente potrete immaginare che quello che è successo in quelle linee che voi vedete rosso, grigio, una linea magari che semplicemente cambia colore appunto perché il sole si sposta, ma lì un alpinista ha immaginato una strada e lì ha cominciato a sognare qualcosa. Questo mi piace, no? Perché è riuscito a estrapolare qualcosa che rimane, che poi in fin dei conti è la storia degli alpinisti, di quelle montagne e di noi uomini, fa parte anche della nostra cultura, no? È bello perché questi luoghi non sarebbero vissuti così se non ci fossero stati quegli uomini che li hanno fatti vivere in quel modo, che li hanno fatti in qualche modo nascere, conoscere, questa è una bella cosa. Insomma.